E parto da una scoperta archeologica fatta di recente. La notizia è stata pubblicata appunto sul Corriere del Veneto del 26 luglio. Padova, alla luce, un tempio di epoca romana. Hanno trovato le basamenti di un tempio, della dimensione al momento scavata di 13 metri per 10, e l'hanno trovato un tempio romano a due passi da Prato della Valle, esattamente qua si dice in via Manzoni. Questa è la dimostrazione, con altre scoperte fatte a Padova, che le origini di questa città, che le origini di molte culture non sono certo le radici cristiane. E proprio voglio ricordare per questo, proprio perché a Padova è un paese, una città molto inquinata dalla presenza di un santo malvagio e cattivo come Antonio da Padova. Che sia un santo totalmente inventato, ormai anche fonti cattoliche, autori cattolici. Io ho qua in mano un libro della PM che si chiama Le bugie della Chiesa, in cui dice Antonio da Padova, un salto, molte leggende. E nelle paginette che gli sono dedicate si dice Antonio non è mai stato il giovane del sorriso melenso con accanto un candido giglio. E dice che appunto usa un termine ben preciso, la bugia più popolare riguarda Sant'Antonio, cioè attribuisce le bugie al popolo. In realtà sappiamo che le mistificazioni sono state create ad arte. Fu costruita ad arte proprio, ecco, per business oltretutto, se non mi vado errato. E l'unica roba che gli volevano, che gli ricordano, che giustamente è l'unico grande merito del cosiddetto Sant'Antonio, è una preparazione che gli costò la fatica di combattere l'eresia catara nella Francia meridionale. Poverino, che fatica che ha fatto. Ah, ma c'è il lato persone indifese. E questo qua appunto viene considerato, dice che proprio nel caso di Sant'Antonio sono tutte leggende e bugie, e che l'unico suo merito è stato quello di essere il martello degli eretici. Martello degli eretici, che è la definizione data dalla Chiesa Cattolica dei cattolici, insomma, che già indica come si comportava. E dice chiaramente appunto che nel caso di Sant'Antonio non si può parlare di leggendo, di mito, di racconti, ma solo di bugie. E che Sant'Antonio sia una bugia, un'invenzione, lo dice appunto la PM con un libro che si chiama Le bugie della Chiesa, fatto da autori cattolici, cioè nel senso che sono autori, tra l'altro, che hanno anche tutte alle spalle una pubblicazione in campo cattolico. Dico questo perché appunto una scoperta che è stata fatta appunto di recente di questo tempio dimostra che le vere radici di Padova e di molte altre città sono in realtà radici più antiche. Giustamente alcuni studiosi sostenevano che sotto il santuario di Padova esistesse un santuario alla Reitia, e sarebbe anche giusto che ci fosse la possibilità di ricordare questo, cioè come hanno scoperto a due passi da Prato della Valle un tempio di epoca romana, che si ricordasse che Sant'Antonio è un santo bugiardo, in quanto è la creazione di una bugia, che è su un salto violento, e si ricordasse soprattutto che prima di lui, che lui arrivasse e usurpasse quel posto, c'era la Dea Reitia. Dea Reitia con cui noi sfileremo a Cittadella il 4 di settembre. Questa storia mi sembra un po' la stessa storia che c'è stata per l'uomo della Lituania, di Vilnius. Sì. Il Duomo della Lituania è stato costruito su un antico altare alla maggior divinità lituana, che è il dio delle tempeste, il dio del cielo, Zeus, praticamente Zeus lituano. E ultimamente un po' di fulmini e un po' di smottamenti, cioè mentre gli antichi costruivano degli altari e dei templi molto leggeri, per cui non c'erano problemi, questi hanno costruito un duomo praticamente immenso, fra virgolette, cioè enorme, e naturalmente tutto il terreno sotto gli sta cedendo, anche perché c'è un vecchio fiume che gli sta passando sotto. Quel vecchio fiume cosa fa? Attira i fulmini, per cui questo duomo è stato colpito più volte dai fulmini della maggiore divinità lituana. Chiaramente gli antichi sapevano della relazione che c'è fra l'acqua che scorre nel sottoterra e i fulmini che vengono attratti dal cielo quando ci sono i temporali, quando ci sono le tempeste, ma i cattolici, per far dispetto ai pagani antichi, gli hanno costruito sopra all'antico tempio una chiesa cristiana che, fulmine dopo fulmine, smottamento dopo smottamento, sta letteralmente sprofondando, ed è la vendetta della maggiore divinità lituana. C'è un documentario su questo che abbiamo fatto vedere anche al congresso del Vucera di Anversa,
un documentario mandato dalla TV di Stato lituana, proprio che dimostra come ci stia completamente sprofondando, insomma. Sì, speriamo che la sorte destinata appunto a Vilnius sia questa cattedrale, capiti anche a Sant'Antonio e si possa far riemergere l'antico santuario della Dea Reiti, insomma, sarebbe anche giusto e sarebbe decisamente più originale rispetto alle bugie. Non con credo stata... che dei diversi abbiano lo stesso comportamento. Assolutamente. La Reiti è sempre stata presentata come una divinità guerriera a cui vengono fatte offerte votive con combattenti, con gente armata, di conseguenza è una divinità anche della lotta, insomma. Posso leggere un piccolo articolo? Sì. È un articolo della Repubblica di ieri, 03 ottobre, 03 agosto 2005. L'hai letta la Repubblica di ieri? No, sono in ritardo incredibile con la rassegna. I ritrovamenti al rettorato, già sede dell'Inquisizione, Palermo. Ah, sì, ne... I graffiti delle streghe o la febbre aspettando il rogo. Palermo, chissà che volto aveva e di quali colpe si era macchiata la strega che ha scritto sulle pareti segrete dell'Inquisizione la sua disperazione. Cauro e friddu sintu, cammi pigia la terzuri, tremu livudella, lucorri e l'alma s'assottiglia. Caldo e freddo sento, e che mi piglia la febbre malarica, mi tremano le budella e il cuore e l'anima si assottigliano. L'unica cosa certa è l'angoscia di questa donna, per il rogo che incombe sulle sue carni. Nel muro accanto un disegno inequivocabile, un monaco con la campanella, che annunciava ai condannati l'esecuzione capitale, che poi si sarebbe svolta nei festosi auto da fè organizzati dalla Marina di Palermo. Sono due delle decine di graffiti scritti e disegnati dalle vittime dell'Inquisizione spagnola, scoperti in tre stanze del piano terra di Palazzo Sterri, dal 1623 al 1782 a Roccaforte dei Seguaci di Torquemada, oggi sede del rettorato dell'università. Le tracce delle streghe sono state rinvenute nel corso dei restauri del complesso, destinato fra 27 mesi alla conclusione dei lavori a diventare museo dell'Inquisizione, unico al mondo. L'etnologo Giuseppe Pitré, che nel 1907, scavando con le sue mani, aveva portato alla luce centinaia di graffiti al primo piano, dove c'erano le prigioni dei maschi, si era stupito del fatto che non fossero rimasti segni della presenza delle donne accusate di stregoneria. Ora il vuoto è stato colmato. Le maestranze, guidate dagli esperti della sovrintendenza e dall'Ateneo, hanno effettuato una serie di saggi scrostando tasselli di intonaco e hanno ridato corpo agli incubi di un passato buio e voce a migliaia di vittime del furore dell'Inquisizione. 188 delle quali, molte donne, furono arse al rogo in nome di Dio, perché si erano rifiutate di pentirsi. Bastava un'accusa generica di eresia, bestemmia, magia, per finire nei terribili segreti di quello che era stato il palazzo della potente famiglia Chiaromonte e in seguito sede dell'estrazione del lotto. Nella prima stanza c'era il disegno di un veliero e altre scritte. Nella seconda il lamento della strega, il frate col campanello e la prua di una nave con un uomo in catene, nella terza un calvario con tre croci, tante stelle e altri disegni da decifrare. Gli orrori a Palazzo Steri erano cominciati ben prima dell'Inquisizione. Sulla facciata sono state scoperte le erosioni sul tuffo causate dal dondolio delle gabbie appese ai merli della torre. Dentro c'erano i teschi dei nobili che nel 1530 si erano ribellati a Carlo V. Sono rimasti lì per 200 anni, fino a che il viceré Caracciolo mise fine agli orrori di Torquemada. Repubblica di ieri. Sì, ecco, c'è da aggiungere una cosa, che alle cifre che vengono date c'è da ricordare un piccolo particolare, che quel carcere non era l'unico carcere, è stato il carcere successivo, perché quello precedente era troppo piccolo e i bravi inquisitori chiedono all'architetto di fare un attimino più grande. Qui parlano soltanto del lavoro dell'Inquisizione degli spagnoli. Sì. In realtà io so che decine di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia, hanno lavorato per l'Inquisizione a Palermo per un sacco di tempo. E non è possibile che
decine di migliaia, e sto dicendo decine di migliaia per non dire centinaia di migliaia, perché sembrerebbero molte di più, però non oso, e abbiano fatto quel lavoro bruciando solo 188 donne o qualche centinaia di uomini, cioè non è assolutamente possibile. Ecco, posso aggiungere una cosa, che tra l'altro io ho sentito una dichiarazione di chi sta curando il restauro, e lui ha detto che tutti i documenti dell'Inquisizione hanno provveduto gli inquisitori stessi a bruciarli, di conseguenza non esiste più traccia storica. Che questo carcere fu costruito perché il carcere precedente si rivelava troppo piccolo e ne fecero uno gigantesco come questo carcere. Annunciano una cosa importante, che molte delle persone detenute rimanevano lì fino alla morte, e quelle non sono conteggiate fra le persone bruciate. Cioè, di conseguenza, che differenza c'è tra una persona che viene bruciata a Roma e una persona che viene presa e che rimane per tutta la vita in condizioni non certo semplici, perché ho sentito proprio delle dichiarazioni di come vivevano, che è una cosa terrificante, e di conseguenza certo, hanno fatto cosa? Sono rimaste le memorie di poche centinaia di persone. Tutti i documenti però, se comprovavano la loro innocenza, non vedo perché dovevano cancellarli o bruciarli, gli inquisitori stessi, sai, si chiama, qualcuno lo può definire, la volontà di occultare le prove a proprio carico, dal punto di vista, diciamo, della normativa. E poi ricordiamoci le migliaia e migliaia di persone che hanno passato tutta la loro vita in quei carceri. Certo non in condizioni facili, anche perché l'amore cristiano non era certo il più benevolo verso i condannati, e ricordiamo che non erano delinquenti, erano gente che aveva soltanto libertà di pensava di essere libera di pensare come voleva o di fare delle affermazioni, non delle affermazioni criminali, ma in ambito teologico. E soltanto perché non credevano in qualche dogma. No, ma anche spesso anche accusate per ciarlataneria, e faceva comodo avere delle persone da processare. Cioè, spesso le accuse che venivano rivolte era pure semplice ciarlataneria, e gli faceva comodo agli inquisitori avere della gente da torturare e da bruciare. Cioè, veramente è una cosa. Cioè, il controllo sociale, il controllo della società avveniva mediante la tortura, mediante il processo di persone indifese. Veniva terrorizzata. Sì, sì, ma anche perché gli inquisitori avevano il gusto per questo. Cioè, la mentalità cristiana è sempre questa: cioè, qualsiasi danno io possa arrecare, qualsiasi comportamento io possa avere, tanto io rispondo a Dio. E questa è una presenza costante e metodica. Per dare un punto di attualità, noi stiamo parlando, ad esempio, c'è lo scandalo, sai, delle varie banche, tra cui è coinvolta anche il Veneto, con l'Anton Veneta. Sappiamo che Fazio è un buon cattolico che usa molto del suo tempo a occuparsi di teologia. Nelle recenti intercettazioni è venuto fuori il nome anche della moglie. Ha fatto una dichiarazione al Corriere della Sera: io della mia coscienza rispondo solo a Dio. Sì, ma, cioè, scusa, permettimi un appunto personale. Cioè, io non ho letto gli articoli, perché tutto sommato mi vergogno di leggere questi articoli, però io ho sentito che questa donna per telefono ha detto a quello che dava la scalata, no? Che doveva essere una botte di ferro, per fregare i magistrati e la polizia sulle intercettazioni telefoniche, basta che ti compri una decina di cellulari, una decina di numeri di telefono. Cioè, una cosa del genere, a parte il fatto che dimostra una mentalità delinquenziale al massimo livello, insomma, cioè, neanche i banditi da strada si abbassano così, cioè, hanno altre tecniche, cioè, dico, cioè, siamo a dei livelli veramente beceri. No, sai, quello che mi ha impressionato è stato il fatto che aveva dato questa risposta al giornalista, fa, delle mie azioni rispondo solo a Dio, cioè di conseguenza nella tua vita puoi fare qualsiasi cosa e ti senti autorizzata, libera, sciolta da ogni legame, ma anche di convivenza civile delle tue azioni. Tenendo conto appunto che Fazio è un buon cattolico, insomma, cioè proprio per dare un argomento di attualità. Sì, un buon cattolico può fare certe cose, cioè bisogna essere cattolici per avere una mentalità di fregare. L'abbiamo ricordato anche tre volte appunto le vocazioni proprio di affrontare le tematiche dal punto di vista cattolico, insomma, cioè cosa possono portare nella nostra società. D'altronde, sai, ci sono delle cose che sono incredibili, cioè, c'è una notizia che dimostra, non so se tu l'hai letta, che da... il comune di Bergamo ha vietato a delle figlie di scrivere sulla lapide "ciao mamma", perché il comune di Bergamo reputava la scritta poco religiosa. Cioè, questo, la notizia
La Repubblica, 26 luglio 2005. Sì, l'ho vista, mi sono rifiutato di tagliarla. No, cioè, dico, era per dare la dimostrazione di qual è l'intromissione di un cattolico, di un cristiano nella vita quotidiana. Cioè, questi, gli muore la madre e vogliono scrivere sulla lapide ciao mamma, il comune, non la parrocchia, cioè nel senso che un potere politico che dovrebbe essere teoricamente laico, gli dice che non possono scrivere ciao mamma perché loro reputano il testo poco religioso. E questo cos'è? Anticamera di che? Dell'Inquisizione. Ecco, cioè, va bene. Questo appunto proprio, e tra l'altro quello che veramente mi ha meravigliato è proprio che il comune sia arrivato a questo livello, perché sì, potrà porre un vincolo al limite di come, di cosa mettere, cioè un discorso proprio di immagine, un discorso di stile del cimitero, va bene. Però insomma già i cimiteri sono talmente, quelli che sono talmente brutti, il pensare che montagne vengono squartate, fatte a pezzettini, macerate per costruire delle lapidi a delle persone che nella loro vita sono andate soltanto a messa o che sono stati dei buoni cattolici, sinceramente io provo dolore per queste montagne che vengono distrutte, non solo per le persone che muoiono. Però che un ente pubblico rifiuti di dire che non si può scrivere ciao mamma sulla lapide di una morta, di questo passo cosa chiederanno? Il problema è che sono prese di posizione estremamente ataviche, ce ne sono in giro, c'è questa, ma c'è anche un paio di magistrati spagnoli che hanno voluto ricorrere alla Corte Costituzionale per il discorso dei matrimoni gay. Cioè, in realtà, questo tipo di affermazioni, tipo questa sulla lapide, tipo questi ricorsi e altri, fa parte di tutto un atavismo che cerca di riaffermarsi all'interno del nuovo che sta venendo, perché, fatalità, ricordiamo che la Lombardia sta istituendo i crematori, cioè sta cremando praticamente i cadaveri, per cui insomma si sta autorizzando anche a spargere le cenere dove uno vuole. Cioè, beh, quella è una legge dello Stato, di spargere le cenere dove uno vuole. Però, ti dico, davanti a tutta una serie di prese di posizione, una presa di posizione del genere fa veramente... Cioè, è un atavismo che viene riproposto, no, per... L'abbiamo ricordato poche settimane fa, che tre consiglieri comunali di Milano sono fidati di celebrare il matrimonio laici, cioè... Il che è da pensare, insomma. Quando Ratzinger viene fuori con una dichiarazione, le chiese storiche stanno morendo. Sì, morendo, non c'è problemi. Anche perché, oltretutto, quello che io vedo anche in internet, sto seguendo un paio di blog, no? E vedi che i cristiani non conoscono neanche i loro Vangeli, né dove vanno a parare, né cosa significano alcune affermazioni, né cosa comporta seguire un certo credo anziché sputargli in faccia, cioè non sanno esattamente cosa significa ciò che affermano. E lo sto vedendo, cioè stupiti di quello che sta succedendo, e naturalmente reagiscono sempre in maniera violenta, in maniera scomposta, reagiscono con attacchi personali, ma non hanno nessun strumento per reagire, e questo penso che li porterà un po' alla disperazione, insomma. Cioè, l'unico strumento che hanno per reagire è fare un grande accordo religioso con l'Islam e l'ebraismo, e per fare questo grande accordo religioso scatenare una bella guerra, l'Islam contro il cristianesimo, in modo di veder dispartirsi il bestiame. No, ma non arrivano neanche alla guerra, cioè non hanno bisogno della guerra, assolutamente no. È qualcuno che gli regge la coda che va a paventare questo, ma è soltanto per tenere le pecore dentro l'ovile. Qui c'ho gli articoli, ma ormai si comincia a fare un po' tardi. Sodano ha dichiarato che gli attentati in Europa sono contro il cristianesimo. Immediatamente la Ratzinger ha messo lo stop, alt, al tempo, fermi tutti, fa no, non sono contro il cristianesimo, fa sono contro la civiltà, contro questo, ma non contro il cristianesimo. Perché? Perché il vero problema è che il cristianesimo non è in grado di scontrarsi con l'Islam perché non ha principi etici e morali sufficienti da opporre all'Islam. Cioè dovrebbe adottare e far propri i principi etici e morali delle costituzioni europee, ma allora a quel punto sparisce tutta l'etica e tutta la moralità del Vaticano. Guarda, tu ne sai, sono due religioni monoteiste che hanno in base la violenza e l'imposizione.
Cioè, di conseguenza è chiaro che loro non arriveranno allo scontro perché devono trovarsi d'accordo. E l'intesa l'hanno sempre trovata, cioè, nel senso che quando si tratta di tosare il gregge o di portarlo al macello o di tenerlo dentro l'ovile, sono d'accordo. Guarda, leggiamo una notiziola, un piccolo trafiletto che è apparso su un settimanale. Si chiama Galilee Project, un'area alberghiera per pellegrini che dovrebbe nascere in Israele, non lontano da dove Gesù tenne il sermone della montagna. Gli evangelici, vero? Sarebbe il frutto di un'insolita alleanza interreligiosa tra cristiani e evangelici, capitati da Ted Haggard e governo israeliano. Negli ultimi anni pare siano stati proprio gli evangelici a mantenere in vita il turismo sacro, portando nello Stato di Israele e Stato ebraico circa 1,2 miliardi di euro. E come vedete, quando si tratta di spremere, di mungere il gregge, non c'è differenza che tenga, anche proprio perché chi paventa le guerre, le scontri di civiltà, non sono guerre, non ci saranno, perché non, il monoteismo cristiano-cattolico non è di forma diverso dal monoteismo ebraico o da quello islamico. E l'intesa si troverà sempre, perché sono esistiti tutta una serie di accordi ben chiari, perché siamo in periodo estivo e lo voglio ricordare, lo scorso anno a Parigi gli islamici hanno chiesto piscine diverse per gli uomini e per le donne, si sono trovati come alleati immediatamente la comunità ebraica, perciò io non vedo questo grande scontro di civiltà, di religione, prima di tutto perché non c'è una civiltà diversa, prima di tutto perché la religione è uguale, perciò è soltanto per spaventare gli sciocchi, cioè nel senso è una cortina fumogena, una cortina fumosa che serve soltanto a compattare i propri greggi, poi il buon pastore o i buoni pastori ci penseranno a loro dove portarli, insomma, i loro greggi, proprio perché il loro interesse è sempre quello di mantenere stretto, di mantenere un cappio, di mantenere proprio fermo qualsiasi cosa. Io non penso, anzi sono sicuro da quello che so, che non sarà nessuna guerra di religione, assisteremo soltanto a delle grandi scene, delle grandi parate, ma in realtà non ci sarà. Bene, visto che siamo verso l'apertura dei telefoni, io vorrei leggere una cosetta, Francesco. Cioè la capacità degli antichi di cambiare le loro idee sul mondo e sulla vita. Ed è un tale Ecateo. Un tale Ecateo era uno che viaggiava moltissimo e aveva delle idee, fra i quali una di queste idee era che la sua generazione, lui era separato dagli dèi da 15 generazioni, no? Cioè c'erano 15 generazioni che lo separavano, la sua discendenza, dagli dèi. I numerosi viaggi di Ecateo avevano affinato il suo senso critico, così da concedergli quella saggezza per cui aveva consigliato i suoi concittadini nell'ora grave della sua patria. Per ben rappresentare le conseguenze spirituali delle sue esperienze in terra straniera, basta ricordare quanto gli accadde a Tebe d'Egitto. Dopo aver mostrato ai sacerdoti del Tempio il proprio albero genealogico, dal quale risultava che solo 15 generazioni lo separavano da un capostipite divino, fu condotto dai suoi ospiti in una sala dove si trovavano le statue di 345 sacerdoti di Tebe, la cui carica era stata trasmessa da padre in figlio. Nessuno di essi era stato Dio, sebbene prima gli dèi fossero vissuti sulla terra. L'impressione che una tale rivelazione produsse nel greco, insieme confuso e convinto, non è certo di quelle facili da descriversi. La sfera della storia umana si ampliava per lui smisuratamente, mentre si rimpiccioliva in proporzione la sfera degli interventi oltremondani. Era impossibile che degli dèi e degli eroi avessero preso parte degli avvenimenti che, secondo tradizioni plausibili, avevano avuto luogo in tempi relativamente recenti, come la spedizione degli Argonauti o la guerra di Troia. Cioè questo Ecateo, attraverso la sua visione, e comunque era un razionalista Ecateo notevole, questo Ecateo si presenta a Tebe con la sua genealogia, dice: vedete, 15 generazioni mancano da me agli dèi, no? Tipo Giulio Cesare che discende da Afrodite, no? Da casa di Cesare. Dice.
I sacerdoti di Tebe lo portano in una stanza dove ci sono 340, 345 statue di sacerdoti che si sono passati dall'uno alla generazione successiva il controllo del tempio. 340, dategli 40 anni ogni sacerdote, praticamente arriviamo a 1200-1300 anni. Pensate, questo Ecateo come è rimasto sconvolto. Bene, questi sacerdoti di Tebe avevano la memoria fisica di 1200-1300 anni di successione. Pensate quanto sapere e quanta conoscenza avevano accumulato. Che si è mai fatti? Cioè, un'enormità? È enorme, cioè, se tu pensi che hanno mantenuto le statue, che vuol dire che hanno mantenuto i documenti, hanno mantenuto la conoscenza, l'hanno trasmessa la conoscenza, hanno avuto la forza per trasmetterla per 1300 anni. Folle! Cioè, non possiamo nemmeno immaginare noi una condizione del genere. Bene, qui siamo via le telefonate. Voi dai via le telefonate? Sì. Pronti, pronti, che c'era appunto un ascoltatore che voleva intervenire, sì, prima. Sì, infatti stava facendo pernacchia tutto spiano. Vabbè, se vuole appunto assumere la diretta. Se vuole continuare. 049-700-700, 049-700-838. Pronto? Ciao, Lalo. Ciao. Bene? Tutto bene, tutto bene. Okay. Certo. Niente, vi dico che in autunno io desidero lavorare a un film nuovo su Sant'Antonio. Oh, bene! No, ma non sceneggiato da TV, è proprio un film. Proprio sì, lo so, sto facendo una foto di paese, no? Sono delle polemiche addirittura tra Vicenza e Padova per dover fare lo set delle riprese. Esatto, sì, che sei un attore del spagnolo, giovane. Niente, qua no, una testimonianza dei Pasqui piemontesi dal libro La strega ombra della libertà. Dimmi. Se qualcuno ha stomaco, sentire cosa chi ha combinato. Ok, noi abbiamo grandi stomaci e rabbia. E dice, cosa resta nella memoria e negli occhi dei montanari, delle valli valdesi che hanno assistito nel 1655 alle Pasque piemontesi, di cui un cronista fedele ci ha lasciato il seguente racconto? Aspetta, che tiro un sospiro. Il giovedì 22 gli incendiari e i trucidatori non si riposarono al pari dei saccheggiatori, che trovavano tra questi monti un grosso bottino. Qualche scampato testimone oculare afferma che solo a Tagliaretto, dopo vari obbrobri fatti a 150 donne e a vari bambini, sono state tagliate a tutte le teste, usate come bocce e poi fatte rotolare giù dai pendii delle montagne. Molti sono stati presi per i piedi e sfracellati contro le pietre. A molti è stato squartato il petto, strappate l'interiora, tagliate o squarciate le parti vergognose e da ultimo, a quasi tutti, tagliata la testa. Ad altri si è lacerato il corpo, spargendo sale e polvere da sparo sulle piaghe. Poi si è rimesso loro l'abito, che è stato fatto bruciare loro addosso. Dopo aver violentato donne e fanciulle, hanno conficcato nel loro ventre una gran quantità di pietre e le hanno fatte camminare a quel modo finché non le si vedeva morire. Alcuni sono stati impalati alla moda dei turchi, altri inchiodati in terra con dei pali infilzati nel ventre, ben profondi. Ecco qua. Questo è cristianesimo. Questo è cristianesimo. Questa è la parola di Cristo. Questa è la testimonianza di un cronista che ha visto i mentiri. Vabbè. Vabbè, a suo spazio. Tiremo un sospiro. No, non c'è altro da dire. Va bene. Ciao Ivano. Il problema è che noi ne conosciamo queste scene qua e purtroppo ogni volta che leggiamo. Cioè, questo è il Gesù di Nazareth. Queste sono le sue parole, questo è il suo amore, questo è l'amore di Gesù Cristo. E non, non ce n'è altro proprio, è solo Dimmi. Questo. Ciao. Come stai? Bene? Io certo. Bene, Francesco lo stesso. Ciao. Sì. Senti, io ho ascoltato adesso il discorso solo per telefono. Io sto viaggiando e ascolto anche la vostra trasmissione. Io ho ascoltato la lettura di questo nostro amico. Però vi faccio una domanda, Claudio Francesco, la pongo un po' a tutti, ma giudichiamo per quello che è stato
o giudichiamo per quello che è, perché se dobbiamo giudicare per quello che è, io non ho niente da eccepire, sono d'accordo con voi. Se dobbiamo giudicare per quello che è stato, gli atti criminali o criminosi che però appartengono al passato, non sono d'accordo, perché nello stesso modo quindi dovrei giudicare, per esempio, l'attuale Germania per i crimini commessi a nazisti. Sì, però devi riconoscere, però, cioè, però devi riconoscere una cosa. Sì. Che la Germania attuale ha condannato e condanna tutta quell'ideologia che ha portato a quei crimini. Mi sembra che no, comunque, Giovanni Paolo I abbia condannato. No, non solo, lui praticamente ha chiesto scusa al suo Dio di averne ammazzati troppi pochi. Cioè non ha condannato il suo Dio per i feroci atti, non ha condannato il suo Dio per essere mandante di questo, ricorda che nell'Esodo c'è scritto non lasciare che strega viva, non ha condannato il Gesù di Nazareth che ordinava di sgozzare chi non si metteva in ginocchio davanti a lui. Claudio, io sono un uomo di strada, proprio. Non sono esperato o non leggo come leggete voi, che vi rispetto per questo perché avete una cultura in questo sicuramente eccezionale. Però Claudio, io ripeto, da uomo da strada, di strada, dico, di nefandezze, di crimini, eccetera, sono stati commessi. Certo, a migliore, certo. Sono d'accordo con te. Guarda che sono d'accordo con te. E io giudico quello che è attuale e non vado d'accordo con la Chiesa o con la Chiesa attuale. Per quello che combino oggi, quello che ho combinato in passato, mi sta bene, dico, lo condanno, dico, guardate cosa avete combinato poi in giro per il mondo, però il mio giudizio si ferma lì. Ho capito. Prosegue invece sul giudizio attuale. Capito? Va bene. Senti, io ti spiego per radio perché noi invece facciamo tutto uno, ok? Certo, ciao. No, il problema è questo, anche in termini giuridici, cioè si sono commesse delle nefandezze, queste nefandezze sono state commesse in base a un'ideologia, a un pensiero o a una norma, oppure anche a degli ordini di un Dio. Mm-hmm. Ora, se queste nefandezze sono state commesse per ordine di un Dio, per ordine di una norma, per ordine di una legge, per ordine di un'ideologia, è necessario che queste nefandezze non si ripresentino più, cioè è l'unico modo per cui non si ripresentino più è condannare quell'ideologia, quella norma, quel mandato divino che ha ordinato di fare quelle nefandezze. Questa è una regola giuridica fondamentale. La Germania, noi riconosciamo che la Germania ha fatto quello che ha fatto durante il nazismo e lo ha fatto in base a un'ideologia che è stata individuata. Ora, la Germania ha fatto di tutto per venire fuori da quell'ideologia, per condannare quell'ideologia. Pertanto non possiamo più rinfacciare la Germania di oggi ciò che era la Germania di allora. I cristiani, perché per non rinfacciargli gli antichi delitti, è necessario che condannino il loro Dio e che condannino il loro Gesù come mandante di quei delitti. Cioè, per cui significa mettere in discussione l'intera cristianesimo, perché l'ordine di sgozzare le persone che non si mettono in ginocchio è ancora là nei Vangeli, e anche se i cristiani lo depenano, è sempre un ordine che dà il Gesù di Nazareth di sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti a loro. E quando io trovo in internet delle persone che dicono tu dici questo, dici delle cose cattive, loro non accusano me di denunciare i loro delitti, ma non denunciano il loro Dio che dice di ammazzare tutte le persone, di fare delle persone schiave, di distruggere il mondo. Capisci? E questo è il guaio. Domani potrebbero ridistruggere il mondo perché glielo dice Dio, perché glielo dice Gesù. Se la società diventa più debole, domani loro rifanno, riaccendono i roghi, massacrano le persone. Anche perché le stragi degli ultimi 2 anni sono solo cristiane. Anche Bush, noi sentiamo Bush che giustifica il suo intervento in Iran proprio con la volontà di Dio. Cioè io ho degli articoli in cui lui dichiara che lui è intervenuto per volontà di Dio. Ora, io capisco che l'America voglia conquistare l'Iraq per questioni di petrolio, per questioni di dominio, per questioni strategiche mondiali. Lo so, purtroppo la vita è fatta così. Ma che uno mi dice Dio me l'ha detto. Sì, ma domani cosa ti dice di fare questo? Cioè capite, è terribile. Cioè capisco uno stato civile che vuole conquistare un altro, non mi piace, però capisco le ragioni, ma quando te le dice Dio?
Cioè non esiste un dio pagano che dice di massacrare. Quella volta che Venere gli ha detto a Numa di massacrare, questo l'ha preso in giro con le teste di cipolla. Cioè, non esiste accettare una cosa del genere. Anche perché appunto poi il cristianesimo ha inquinato tutto quanto la realtà, nel senso che tutto quello che è successo dopo dell'avvento del cristianesimo ha modificato, alterato e violentato e imposto un modo di comportamento che è quello della strage assoluta, dell'omicidio. Cioè, d'altronde il cristianesimo è il problema del cristianesimo, è soltanto omicidio. Non è che gli assiri o tutti gli altri non massacrassero i paesi conquistati? Gli massacrava. Cioè, è il discorso che fa Pericle nei confronti dell'isola che vuole ammazzare gli abitanti, lo dice chiaro: io vi voglio ammazzare perché per noi siete un pericolo. Ma non gli dice me l'ha detto Dio di ammazzarvi. Gli abitanti gli dicono: ma guarda che tu fai un torto agli dèi se ci ammazzi a noi. Io ammazzo voi, non faccio torto agli dèi. Ma è una questione civile, appartiene alle leggi, non appartiene al divino. Sì. E invece l'insegnamento appunto dell'omicidio viene da Gesù Cristo. Ciao bello. Ciao. Grazie, buongiorno. Io vi do una versione diversa. I scienziati e i pacifisti vengono uccisi dalla religione monoteista. Noi assistiamo qui, c'è stata una trasmissione di uno che aveva la fede in modo spaventoso, riconosciuto da altri. C'è stato nessuno che l'ha dimostrato scientificamente. Io volevo fattire la scoreggia, ma non mi hanno lasciato passare. Il discorso è stato che nessuno deve essere barricato nella sua casa, può far saltare la casa, la polizia può entrare, perché i monoteisti stanno distruggendo i scienziati e i pacifisti. E se lui considerava il popolo ebraico come un popolo di pazzi, e quelli che erano pazzi come tutti i pazzi, e non aveva a che fare, e li lasciava perdere perché gli affrontava la pazzia, sarebbe ancora libero e senza bisogno di attaccarsi alla proprietà che nessuno le ha portato via. Okay. Ciao Alessandro, ciao. Pronto, ultima? Sì, Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Io purtroppo ho un debole per la natura, per le cattedrali naturali, vale a dire andare per il mezzo ai pini. Faccio un esempio, il parco dell'Altopiano, lo conoscete, i mille pini di Asiago, no? Sì. Penso che ti lascia senza parole perché ti viene da abbracciare quegli esseri che hanno anche 150 anni, io ho calcolato modestamente, altri dicono no, quelli come minimo hanno 150 anni certi, perché ne ho uno io a casa che ha 80 anni, Pino, e quelli sono più del doppio di quello che ho a casa io, quindi è 150 anni minimo. Ho sentito delle bestemmie lì dentro, e le chiamo bestemmie perché uno vestito in un certo modo che diceva una certa messa, per me è una bestemmia vera e esatto. Propria in mezzo alla natura. E mi dispiace questo veramente, perché amo talmente il circostante, indipendentemente che sia dal regno minerale, il vegetale, l'animale, in maniera meravigliosa, li sento veramente vicini, e sentire questo che bestemmiava dentro in un bosco del genere, in una vera cattedrale, perché per me l'architettura, quella greca, è meravigliosa, il neoclassico e via, è tutta greca e romana, e quando vai poi, quando comincia quella con la cappella sopra lì, è nefasta, è di una tristezza unica, scusatemi, sapete. Non so come si faccia ad accettare e meravigliarsi di certe architetture, meravigliose. Sono di una tristezza proprio nefanda, non dico altro. Aggiungete voi altri se volete qualcosa. Ok. Il discorso è aperto, non accetto quell'architettura, basta. Volevo che accetto invece quella naturale. Va bene. Ciao. Saluto Paolo di Bassano ancora, ciao. Ciao. Niente, io devo chiudere qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, chiaramente è arrivato al Vise e seguita la compagnia, e poi alle ore 19 riprenderemo il discorso sulla meditazione e andrò avanti a parlarvi della meditazione. Bene, ciao a tutti. Purtroppo questo sarà il nulla, purtroppo. Niente, parleremo del crogiolo dello stregone finché non avrò tempo di riprendere a scrivere qualcosa, e purtroppo ho tanti qui lavori in sospeso e boh. Ricordate il sito http://www.federazionepagana.it. Ricordate www.federazionepagana.com, ci sono tutte le trasmissioni che vanno di continuo. Ciao a tutti, ciao. E a risentirci a questa sera alle ore 19. Ciao.